Eccoci nello studio di Accordi e Disaccordi. Stasera una puntata molto particolare perché ci sarà il confronto tra Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e Italo Bocchino, direttore del Secolo d'Italia. Due posizioni contrapposte. Vedremo se ci saranno disaccordi e poi ci saranno le pagelle, naturalmente, di Andrea Scanzi. Oggi è stata una giornata importante perché Giorgia Meloni è andata al Congresso Nazionale della CGIL. Erano 27 anni che un presidente del Consiglio mancava dal congresso dell'organizzazione sindacale e lei è voluta andarci. È stata accolta dai cori Bella Ciao, ma anche da timidi applausi. Ci sono punti di convergenza con il sindacato? Si apre una stagione nuova tra la destra italiana e il sindacato più rappresentativo in Italia? Difficile dirlo al momento, però certo Maurizio Landini, quando l'ha presentata, ha invocato tranquillità, ha chiesto ai delegati di non fischiare Giorgia Meloni. Insomma, un tentativo di ascolto reciproco tra la Presidenza del Consiglio, incarnata in questo momento storico dalla destra italiana, e lo storico sindacato della CGIL. E Giorgia Meloni è stata molto chiara, ha ribadito due no. Il no al salario minimo, sul quale è stata interpellata anche in settimana da Elly Schlein, e no al reddito di cittadinanza che, parole della Meloni, ha fallito la sua missione. Quindi cercheremo di capire stasera con Travaglio e con Italo Bocchino se le cose stanno veramente così. E poi c'è tantissimo di cui parlare. In settimana c'è stato il confronto, il primo vis-à-vis tra la leader dell'opposizione Elly Schlein e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È stato un confronto in Parlamento proprio sulla questione del salario minimo. Elly Schlein ha ribadito l'urgenza di un salario minimo in Italia. In Germania c'è un salario minimo a 12 euro. In Italia non si è riusciti neanche ad approvare, su proposta del Movimento 5 Stelle nella passata legislatura, un salario minimo di 9 euro. Bene, su questo Elly Schlein è stata dura, è stata repentina nel suo question time alla Presidente del Consiglio, che però ha replicato dicendo che per il governo il salario minimo non è la ricetta giusta per il lavoro povero. Calcolate che in Italia ci sono 4 milioni di persone che lavorano e però vivono in condizioni di povertà. Quindi è un tema all'ordine del giorno. Vedremo cosa succederà nei giorni prossimi e poi ci saranno anche altri argomenti sui quali ragionare tra Italo Bocchino e Marco Travaglio. Uno su tutti è la questione migranti, che non è affatto chiusa. La stagione sta diventando più mite. Il sole sta arrivando, arriva la primavera e quindi con la situazione geopolitica nella quale ci troviamo e con la crisi energetica nella quale ci troviamo sono previsti migliaia di sbarchi in più. Paradossalmente questo era il governo dei porti chiusi e dei blocchi navali, in realtà per legge del contrappasso si è trovato ad essere il governo che ha più sbarchi addirittura del precedente, ossia del governo Draghi. E con Andrea Scanzi invece analizzeremo un po' i video più importanti della settimana, quelli che hanno fatto più discutere. Vedremo anche quel video del famoso karaoke sulla canzone di Marinella di De André, cantata da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni, ma poi vedremo tanto altro. Quindi vi aspettiamo stasera, come sempre alle 22:45, dopo Maurizio Crozza, su 9. Mi raccomando, siateci.